Ampliare il cimitero di Ispica mantenendo comunque una gestione pubblica e dotare la città di una zona moderna artigianale. A chiedere queste due cose la CNA. A dirlo è il responsabile organizzativo locale Carmelo Caccamo, referente della sede cittadina. Ricordiamo, spiega Carmelo Caccamo, che la zona artigianale sarà realizzata lungo l'asse Ispica-Pozzallo e grazie ormai alla presenza dell'autostrada e del vicino porto sarà molto appetibile per tante imprese che vorranno investire nel territorio. Questa infrastruttura, pensata e richiesta dalla CNA, ma sostenuta anche da diverse amministrazioni che si sono succedute nel tempo, rappresenterà la porta d'ingresso del tessuto produttivo della provincia. Tra l'altro, prosegue, abbiamo ancora una somma disponibile di quasi 1.500.000 euro derivante dai fondi ex Insicem che spettano alla città vincolati proprio per questa opera. Dunque più tempo passerà, più si perderanno occasioni per posizionarci come hub strategico retroportuale. Occorre per questo procedere spediti con gli espropri, consentendo a numerose imprese che ne fanno richiesta di poter utilizzare il proprio insediamento in una zona strategica. CNA interviene anche in merito al cimitero. Insistiamo ancora una volta, chiarisce per questo re responsabile locale della CNA, anche sull'importanza del completamento del cimitero comunale attraverso il cosiddetto allargamento del perimetro del lato dell'attuale parcheggio, permettendo di fatto di soddisfare le esigenze dei cittadini attraverso apposite domande. Anche in questo caso sarebbero tantissime le micro e le piccole aziende che lavorerebbero al progetto di allargamento per la costruzione di monumentini, cappelli colombari e per la realizzazione stessa del piano di allargamento. La gestione comunale rimane, come abbiamo sempre sostenuto, prosegue ancora, garanzia per tanti artigiani di poter lavorare. Occorre dunque far presto, concludono dalla CNA. Ci aspettiamo da parte dell'amministrazione un confronto su questi temi.